ragazzi, dalla terza A del corso tecnologico del liceo scientifico di Spezzano Albanese abbiamo preparato un plastico della cellula vegetale. Quello che vediamo è un esempio di cellula vegetale. Come ci suggerisce la parola stessa, in essa avviene la fotosintesi clorofilliana. Adesso andremo ad analizzare gli organuli di cui è composta questa importante struttura. Il nucleo rappresenta la centrale direttiva della cellula. Esso contiene il DNA presente sotto forma di cromatina o sotto forma di cromosomi al momento della divisione cellulare. Internamente riusciamo ad individuare il nucleolo, che è un organulo utile per l'assemblaggio dei ribosomi. I ribosomi sono degli organuli utili per la sintesi delle proteine ed essi si possono presentare liberi nel citoplasma oppure annessi al reticolo endoplasmatico ruvido. I mitocondri rappresentano le centrali energetiche della cellula e in essi si svolge il processo della respirazione cellulare. Internamente riusciamo a individuare le creste mitocondriali dove ci sono quelle molecole proteiche utili per la sintesi di ATP. Il vacuolo è sicuramente l'organulo più evidente presente nella cellula vegetale. Esso è costituito da una struttura a sacco che è delimitata da membrana e questo importante organulo è utile per la regolazione del turgore cellulare. Il reticolo endoplasmatico ruvido è presente sia nella cellula vegetale che in quella animale. Esso viene chiamato ruvido per la presenza di ribosomi nella superficie esterna, come possiamo notare questi puntini nel plastico. La funzione principale è quella dell'assemblaggio delle proteine. Il reticolo endoplasmatico liscio, al contrario del primo, non presenta ribosomi nella superficie esterna e la funzione principale è quella della sintesi delle macromolecole, tra cui ricordiamo i lipidi. L'apparato del Golgi prende il nome dal suo scopritore, nonché medico italiano Camillo Golgi. Esso viene paragonato a un magazzino in cui le sostanze da un lato entrano e dall'altro escono finite e poi espulse dopo essere state racchiuse in delle vescicole. I cloroplasti sono degli organi cellulari molto importanti. All'interno dei cloroplasti avviene la fotosintesi clorofilliana, che si suddivide in due fasi, la fase luminosa e la fase oscura. La fase luminosa avviene all'interno dei tilacoidi, mentre la fase oscura avviene all'interno dello stroma. La membrana cellulare regola l'entrata e l'uscita di materiali utili per la cellula. È organizzata secondo il modello a mosaico fluido, costituita da un doppio strato di fosfolipidi. La membrana cellulare è selettivamente permeabile. Bene. La parete cellulare è il rivestimento esterno della cellula vegetale. Essa protegge la cellula vegetale soprattutto in ambienti ipotonici ed ipertonici. La parete cellulare è costituita per la maggior parte da cellulosa. It must have been